Non c'è un'emergenza sicurezza, quindi costruire nuove carceri non è una risposta giusta. Occorre invece valorizzare istituti e strutture penitenziarie piccole con ragioni di reinserimento sociale. È la considerazione finale che emerge dalla tappa a Salerno nella casa circondariale del garante per i detenuti Samuele Ciambriello, oggi a Salerno, per dare i numeri. Anche sulla casa circondariale, che è aperta nel 1981, continua a presentare un grave problema, quello del sovraffollamento. Rispetto alla capienza regolamentare, che in base ai numeri del Ministero della Giustizia è di 370 detenuti, a Forni ne sono presenti 488. Soltanto un terzo dei detenuti presenti è inserito in attività di lavoro e nessuno per datori di lavoro esterni. Va chiusa infine, secondo il garante, il settore che è dedicato ai detenuti tossicodipendenti. Abbiamo concentrato tutto, c'è un sovraffollamento eccessivo del 133% nelle carceri campane, 157% nel carcere di Poggioreale. Ma io dico ad una persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, non il diritto alla dignità. 6-9 persone in una cella. Il sovraffollamento in tutte le carceri campane, eccetto nel carcere di Eboli, che è a custodia attenuata per tossicodipendente. Accanto a questo, lunghe attese, stiamo qui a Salerno. Qui c'è una questione enorme di malasanità, qui c'è una questione enorme che riguarda i detenuti tossicodipendenti. In un padiglione che ho visitato insieme al magistrato di sorveglianza, la dottoressa Monica Mirante, abbiamo chiesto di chiuderlo e non lo chiudono, va rifatto. Qui c'è un problema, per esempio, di poco personale di agenti, e quei pochi che ci sono spesso vengono aggrediti. Qui c'è un problema, l'anno scorso c'è stato un suicidio e ci sono stati 13 tentativi di suicidio solo a Salerno, 77 nell'intera regione, 7.810 detenuti in Campania, 95 educatori, pochissimi. Spesso un detenuto entra e non incontra più nemmeno l'educatore che ha incontrato il primo giorno, pochissimi psicologi, 30 circa tra ASL e Ministero. Come fai tu a entrare in un carcere per la prima volta o essere recidivo e non incontrare, diciamo, persone che sono in grado di ascoltarti? Perché non, per esempio, non utilizzare Skype? È un modo per relazionarsi meglio alla famiglia. Quindi noi chiediamo piccole cose dal valore non quantificabile.